No, non discutiamo quello, perché quello è un argomento molto simpatico. Vabbè, allora ecco anche l'altro punto. Sì, sì. Lo svolgimento di interrogazione, sempre proponente capogruppo al Banca Variano, Popolo della Libertà, trasporta alunni che succedono alla scuola secondaria di primo grado presso Lentini, proveniente dalle contrade di sede Santa Barbara e Crepile, da voce di disservizio. Allora, niente, questo lo devo leggere. Allora, io il 26 settembre, assessore, le segnalavo che c'era una cosa strana, un'anomalia, un problema. Questo problema poi si è verificato. Si è verificato in data 22-11. Ossia, noi abbiamo avuto un fatto molto grave, e di questo ne sono a conoscenza anche le forze dell'ordine del nostro paese. Perché non solo io avevo avvisato il 26 settembre di cosa poteva accadere, di quello che era una cosa molto strana di cui ero venuto a conoscenza, il 22 novembre l'autotrasportatore che porta a casa i bambini dal presso Lentini alla Setta, Cremile e Castagnale lasciava a piedi tre bambini. Ovviamente i bambini di età, uno della prima media, uno della seconda e uno della terza. L'autotrasportatore, e questo sfido chiunque, non può dire che non è stato avvisato, perché gli altri bambini che erano nel pullman non lo hanno avvisato che mancavano tre bambini. Questo invertito è partito. Ma è una cosa bella che le lezioni si concludono alle 16:10. L'autobus è partito alle 16:11, in un solo minuto. Noi dobbiamo ringraziare Dio in questa fase, e dico anche perché non sono esercitato o nervoso nel ragionamento, che non è successo niente. Ma laddove fosse successo qualcosa, assessore, lei non era esente da responsabilità, perché io gliel'avevo segnalato il 6 settembre, anche a lei, al presidente, al sindaco, l'avevo segnalato a tutti. Quindi quello che è successo è stato un atto di sfida ai genitori degli alunni, agli alunni stessi e al sottoscritto. Grazie capogruppo, prego assessore Reale. Grazie. Diciamo che devo prendere atto che questa volta, a differenza delle altre volte, il collega alla banca mi segnala una questione di cui personalmente non ero a conoscenza e che comunque è stata, è stato anche di aiuto in modo positivo a risolverla, nel senso che quando noi approviamo il piano diritto allo studio, evidentemente alcune situazioni o accordi più interni nello specifico tra strutture scolastiche e trasportatori ovviamente non sono a nostra conoscenza, né tantomeno vengono inserite nel piano diritto allo studio. In realtà da quella segnalazione anche io vengo a conoscenza che l'anno precedente, sicuramente, non so se anche nei due anni precedenti, due giorni alla settimana, rientro con il meridiano, il martedì e il giovedì, questi ragazzi, questi alunni uscivano, chiedevano l'uscita 10 minuti prima. In realtà, a seguito della sollecitazione, attraverso anche una mediazione che c'è stata poi successivamente tra l'amministrazione, gli uffici e il dirigente scolastico, si è trovata la giusta soluzione affinché anche gli alunni che dell'area che frequentano l'Istituto Domenico Lentini, provenienti dall'area Setta, Cremile e Santa Barbara, potessero svolgere le lezioni nei tempi e regolarmente come gli altri studenti. In realtà una necessità maggiore c'è perché in questa fase transitoria alcuni ragazzi, esattamente tre aule che attualmente
provenienti dalla Marconi, dalla scuola elementare Marconi, frequentano le lezioni scolastiche presso l'Istituto alla Seta, questo trasportatore ha la necessità di rispettare i tempi perché dopo aver preso i ragazzi svolge tutto un percorso abbastanza lungo per prendere poi all'uscita di scuola bambini e alunni delle scuole elementari alla scuola Seta alle 16:30 per portarli poi all'aula superiore. È evidente che rispetto ad altri probabilmente ha dei tempi meno flessibili, quindi l'accordo in questa circostanza qual è stato? Che il pulmino che comunque esce ora alle 16:10 che prende i ragazzi alle 16:10 come tutti gli altri ha una priorità d'accesso, per cui è il giusto compromesso nella mediazione per il buon senso, nella consapevolezza che è un sistema provvisorio affinché la Marconi verrà riaperta presumibilmente per Pasqua. Grazie Assessore Reale, prego Capogruppo. Grazie Assessore, anche soprattutto al fatto che ha cominciato ad ammettere che siamo di fronte dinanzi a un'opposizione costruttiva, quindi significa che le opposizioni pongono delle interrogazioni precise, puntuali, fanno conoscere spazi, ritagli della pubblica vita che voi non conoscete, che se voi mi dite che forse l'anno prima, forse 2 anni prima, i bambini che provenivano dalla scuola, dalla Seta, Cremile, Castagnà e Santa Barbara sono usciti circa 10 minuti prima, non è vero, questa situazione andava avanti da circa 8 anni, caro Assessore, circa 8 anni, che le popolazioni, che i bambini che venivano da quelle zone hanno subito questa discriminazione. Prendo atto che con la vostra mediazione questa volta siamo riusciti a raggiungere un bel risultato, e quindi io parlavo di opposizione costruttiva, amministrazione a volte attenta alle problematiche del territorio. Però una cosa le voglio dire, Assessore, su quello che è successo, io sull'interrogazione sono stato molto chiaro e ho mandato a voi, al sindaco e al dirigente. Se dovesse accadere la prossima volta non ci saranno interrogazioni a denuncia pubblica. Punto, e là non sono intransigente. Ma un'altra cosa ancora su cui chiedo che lei debba stare molto attento, nel senso che deve, se mi posso permettere, controllare bene la situazione, è sui tempi risicati, sulla poco flessibilità. Non vorrei che si traduca nell'aumento della velocità del pulmino per portare a casa i bambini, perché questo anche sarà oggetto di osservazione da parte mia, che giova ricordarlo, sono un pubblico ufficiale. Se ne accorgo che la velocità con cui transita sulle nostre vie, che sapete tutti come sono combinate, no? Che proprio vie non si possono chiamare, non sarà consona a quelli che sono i limiti, è ovvio che io anche in quel punto là farò rilevare la cosa, ma non più come interrogazione, ma bensì con altri mezzi. Grazie. Grazie Capogruppo La Panca, quinto punto all'ordine del giorno, svolgimento interpellanza proponente Capogruppo consigliare la Foglia Angelo La Via Libera, Italia dei Valori, regolamento urbanistico. Prego Capogruppo. Allora, con la presente interpellanza pongo all'attenzione di chi mi risponderà, sopra su il sindaco, la tematica riguardante il regolamento urbanistico, che è stata già discussa nel Consiglio del 19 settembre. Premesso che in data 25 luglio 2011 veniva protocollata un'interpellanza sul regolamento urbanistico, che nel Consiglio del 19 settembre, dopo circa 2 mesi, veniva discussa l'interpellanza di cui al punto precedente, che nella discussione consiliare del 19 settembre si è acquisita la disponibilità da parte dell'amministrazione ad affrontare la problematica portandola in commissione, oltre a recuperare e quindi fornire tutti gli elementi necessari a fare chiarezza su una questione di primaria importanza per lo sviluppo del territorio,
che lo scrivendo nella medesima seduta consigliare del 19 settembre, palesata l'insoddisfazione per la risposta, che sostanzialmente tendeva a giustificare più che accettare responsabilità oggettive, dava la completa disponibilità ad affrontare la questione nel più breve tempo possibile. Che il 27 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 90, numero 241, dato l'immobilismo dell'amministrazione, veniva protocollata una richiesta di acquisizione dei documenti amministrativi relativa all'oggetto. Che la richiesta di acquisizione documenti riguarda la copia cartacea delle note, delle deliberazioni e delle circolari riportate nella nota dell'assessore acquisita durante il Consiglio del 19 settembre. Che a distanza di quasi tre mesi dalla discussione in Consiglio, dopo una richiesta protocollata dal nostro gruppo più di un mese fa, nulla è stato fornito e nessuna commissione è stata convocata in merito. Che dall'interlocuzione con gli uffici emerge una certa difficoltà nel recuperare il materiale richiesto e riportato nella nota dell'assessore. Che ai sensi dell'articolo 43 del regolamento i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti, delle aziende dipendenti del comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi. Considerato che l'approvazione del regolamento urbanistico è fondamentale per consentire lo sblocco delle attività edilizie che, in un periodo di crisi quale quello attuale, possono essere da traino per la ripresa economica dell'area. Che quanto accaduto dimostra ancora una volta l'inerzia dell'amministrazione nell'affrontare questioni primarie che, seppur contraddistinte da criticità, necessitano della dovuta attenzione e del dovuto impegno. Che i continui tagli a cui l'amministrazione fa spesso richiamo dovrebbero indurre gli amministratori ad affrontare e risolvere celermente una questione che può contribuire concretamente a portare risorse nelle casse dell'ente. Che una questione quale il regolamento urbanistico deve rientrare tra le priorità di un'amministrazione per non mettere in secondo piano la pianificazione e lo sviluppo del territorio. Che le discussioni consiliari non devono e non possono essere un puro esercizio oratorio e dunque agli impegni presi è necessario dare seguito con azioni concrete. Che la mancata consegna dei documenti richiesti svilisce il ruolo del consigliere che vede inevase le richieste atte ad espletare il proprio mandato. Interpella chi risponderà sulle motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a più di due mesi di distanza a non affrontare la questione in commissione, sulle motivazioni che vedono inevase le richieste ufficiali degli atti in merito alla suddetta questione, sul perché gli uffici abbiano difficoltà a reperire gli atti riportati nella nota, visto che gli stessi dovrebbero essere la base su cui è stata preparata la nota di risposta letta nel Consiglio del 19 settembre scorso. Gravissimo questo. Questo non è di ordine amministrativo, questo si va in un altro ordine, e l'ho preciso. Perché non è che si può portare una risposta in consiglio comunale di cui gli uffici non abbiano gli atti per poter motivare quella risposta. Io sindaco mi auguro che si faccia chiarezza su questo e che si dica chi è che ha scritto quella risposta, perché gli uffici comunali non possono non sapere. Questa è una cosa gravissima, è una cosa su cui c'è tutta la nostra disponibilità, ma non può accadere questo. Quando un ufficio comunale risponde, perché altrimenti vuol dire che il comune è gestito da fuori, allora dovremmo porci un problema che è di un'altra entità. Allora su questo chiedo la massima attenzione e chiedo soprattutto che venga attuato un sistema di monitoraggio. Non tutti, amici, non tutti possono entrare in ufficio, ci devono entrare chi sono preposti, altrimenti chiederemo l'installazione delle telecamere, perché non è concepibile che una cosa del genere, questa è di Dio, non c'è l'assessore, lui ha letto un atto che o non sapeva da dove veniva oppure ha preso un atto di cui non ci sono i documenti in comune. Cioè la nota è stata protocollata, c'è una richiesta con tutte le note richieste che dovevano essere riportate in un atto ufficiale. Allora su questo io chiedo, non è che si vuole prendere, però chiedo la massima rigidità e la massima condizione, perché il comune non è un giocattolo a disposizione di chi vuole venire o di chi vuole fare documenti. Il comune è un ente all'interno del quale ci stanno degli impiegati onorabili, rispettabili, ma che le cui carte, i cui attestati devono far fede alla documentazione presente all'interno del comune.